Il, il consiglio principale è quello sempre di fare riferimento a qualche persona fidata che possa curare la casa e quindi possa anche monitorarla eh, nel periodo di vacanza e quindi di, di assenza. Questo è sicuramente il consiglio principale che mi sento di dare. È molto utile sia per i proprietari che si allontanano ma anche per, per noi come forze di polizia. Abbiamo un soggetto di riferimento in caso di nostro intervento, in caso di persone sospette, eh, dovessimo verificare alcune situazioni. E quindi, sempre che ci sia la possibilità per noi e anche per il proprietario di avere un punto di riferimento nonostante l'assenza degli stessi. Se poi queste persone fidate si recano nell'abitazione il più possibile per verificare, per far vedere anche insomma, che la casa è frequentata, questo è sicuramente il consiglio, il consiglio principale e è la, è la misura che è più utile per tutti che, che si possa attuare. Dopodiché naturalmente cercare di di attrezzare l'abitazione con un sistema di illuminazione nelle ore serali e notturne che si attivi autonomamente perché l'illuminazione è un deterrente forse il migliore che si possa, che si possa avere. E poi se la casa è molto isolata, naturalmente in quel caso bisognerebbe, uh, uh, bisognerebbe adottare dei sistemi di, 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 di videosorveglianza, ma anche dei sistemi di allarme sofisticati che possano comunque sempre in contatto con, con i proprietari, comunque collegati con le forze di polizia, con il 112 e il 113, in maniera tale che noi possiamo intervenire nell'immediatezza in caso di emergenza. Perché i vicini sono i principali occhi che, che guardano sul, su, su, sull'abitazione, ma non solo, su tutta la strada, soprattutto in riferimento alle, agli ingressi, quindi agli infissi e alle finestre delle abitazioni che sono meno visibili da, dalla strada principale. Ecco, se c'è la possibilità di fare in modo che i vicini possano monitorare il più possibile anche ingressi secondari o comunque non a vista, nascosti, sono i principali vie di, di entrata per i ladri nelle abitazioni, dove meno viste, dove, dove si sente meno il rumore che, che provocano. Ecco, questa è un'altra un misura sicuramente molto utile. Il controllo del territorio comunque da parte degli organi di polizia e voi, Polizia di Stato, in questo periodo insomma, si alza perché chiaramente siete coscienti di, di queste possibilità di, di reati. Sì, molto utili però sono le segnalazioni, le segnalazioni ci indirizzano, quindi ci danno la possibilità di concretizzare al meglio il controllo, anche perché il territorio fanese comunque è molto vasto e quindi di, di, di fare in modo insomma, di, di, di ottimizzare le risorse e anche i servizi che, che, che dobbiamo offrire, eh, come è successo nel territorio per esempio di Bellocchi nel recentissimo periodo, come è successo anche in altre zone residenziali della città, quindi più segnalazioni abbiamo e più riusciamo noi poi a, a indirizzarci.